Segnalibro si apre con il ricordo di García Márquez. Non poteva essere diversamente, uno scrittore importante che ha lasciato un segno nella letteratura mondiale. Le sue opere, così come il personaggio che si è creato, resteranno immortali. La puntata di stasera è una puntata molto frizzante, con incursioni nel teatro, nella letteratura per bambini e poi ancora una storia molto particolare, vibrante, che racconta non solo un amore ma gli ultimi anni della politica italiana. Come sempre la nostra classifica, ma procediamo con ordine e cominciamo dal nostro sommario. Siete abituati a vederlo in un altro contesto, è lei che ci racconta la letteratura per bambini e per ragazzi, e siete abituati a sentire da lei tante storie, e piccole e grandi. Stasera è in un altro, sotto un'altra luce, un'altra veste, perché Assunta Morrone è anche una scrittrice importante, sarà ospite del Salone del Libro a Torino. Con questo libro, si chiama Meno di Niente, le illustrazioni sono di Francesca Carabelli, è un libro edito da Coccole Books, la storia di Lucilla, per tutti Lilla, una bimba che misura la sua vita attraverso leggerezza, ma anche con uno sguardo importante sul suo peso. Com'è nata questa storia di Lilla? Ma Lucilla nasce all'interno di una collana di Coccole Books che aveva fatto delle scelte editoriali proprio sui ragazzi e con la presenza di protagonisti appunto di un'età particolarmente importante, che è quella della preadolescenza. E nel caso di Lucilla, appunto detta Lilla, questa preadolescente si ritrova a dover risolvere quelli che vede come problemi e che piano piano invece sono crescita. Certo, perché lei ha diversi incontri, non tutti piacevoli, lei filtra il mondo pesando esattamente gli argomenti e poi trova il suo spazio attraverso la musica. È un personaggio che hai creato, quindi un personaggio di fantasia, o è un personaggio che nasce dalla realtà, quindi guardando tanti adolescenti, tanti ragazzi che si affacciano, insomma, alla vita, no? Nel tuo mondo, che è il mondo della scuola, nel tuo mondo, che è il mondo di mamma. Ma non è, diciamo, assolutamente vero che sia di fantasia, non è assolutamente vero che sia invece realmente, no, riconoscibile. Le caratteristiche di Lilla sono caratteristiche comuni a molti ragazzi, io ne vedo effettivamente tanti, mi piace pensare a ragazzi alla ricerca di se stessi, alla ricerca del mondo, alla ricerca della conoscenza. Quello che mi divertiva era ritrovare il bambino o la bambina che siamo stati, con delle caratteristiche che fossero però appunto legati ad una identità in costruzione. Lilla si fa delle domande, cerca delle risposte, spesso queste risposte la fanno sentire meglio. Trovare delle soluzioni non è solo legata al lieto fine, ma è legato proprio a questa accettazione di sé. C'è una semplificazione, no? Come in tutte le storie, in tutti i linguaggi che narrano le storie per i bambini. Lilla ha una sua classificazione personale, classifica tutto in cose grasse e cose magre. Ecco, la ricerca nel linguaggio, come si fa a tradurre dal mondo complicato degli adulti le storie che hanno significati, implicazioni, che avrebbero bisogno di vocaboli roboanti,
in invece parole semplici, in storie lineari. Quanta ricerca c'è anche in questo? Ma forse la risposta sta nel non fare una scelta definitiva sul linguaggio, cioè pensare non ad un linguaggio che cambia nell'evoluzione stessa della crescita dei ragazzi e poi degli adulti, ma piuttosto un linguaggio che si possa adattare, laddove fosse per assurdo anche troppo difficile, provare anche a creare quella situazione di curiosità dietro alla semantica delle parole, per cui un interesse anche a costruire un linguaggio che potesse arrivare ai bambini e ai ragazzi. È volato il tempo. Devo tornare a casa dalla mamma. Questo fine settimana mi è sembrato di essere diversa. Il gioco delle liste mi ha molto impegnata. L'elenco di cose magre e di cose grasse è diventato davvero lungo. Quando saluto mio padre, voglio salutare anche la sua musica. Adesso mi prende in giro perché gli ho chiesto una cosa impossibile. Mi sembrava di poterlo pretendere e l'ho detto. Papà, ti prego, promettimi che suonerai sempre e solo per me. Buonasera, dopo Carnevali, poeta non molto noto, non noto ai più, questa sera ritorniamo sulla poesia conosciutissima e parliamo di Ungaretti, di Giuseppe Ungaretti, che non ha certamente bisogno di presentazioni. Nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1888 e perché il padre stava ultimando i lavori come operaio del canale di Suez. Dopo la morte del padre, che avviene proprio mentre completava i lavori del canale, prende in mano le redini della famiglia la mamma e porta avanti il forno, l'attività commerciale, consentendo così a Giuseppe di finire i suoi studi, di completare i suoi studi. Interventista della prima ora, parte per la prima guerra mondiale e fa qui esperienza del dolore e della fatica umana, esperienza che poi riporterà nelle sue liriche e nelle sue poesie. Conosce da vicino la guerra e le sue brutture e riscopre poi la solidarietà fra gli uomini. La sua poesia è caratterizzata proprio da questo anelito di fratellanza, dalla speranza che gli uomini divengano e rimangano uniti per superare le brutture della vita e l'odio che genera dalla rabbia e dalla guerra. Molto apprezzato da Montale e la sua poesia è una poesia nuova, utilizza il verso come lo utilizzano i simbolisti, quindi senza punteggiatura, dei versi brevi ed efficaci, ed è poi diventa poi il poeta quindi della nuova voce della poesia italiana dei primi del Novecento. Rivedo la tua bocca lenta, il mare leva incontro delle notti e la cavalla delle reni in agonia caderti nelle mie braccia che cantavano e riportarti un sonno al colorito e a nuove morti. E la crudele solitudine che in sé ciascuno scopre se ama, ora tomba infinita, da te mi divide per sempre, cara, lontana come in uno specchio. Quando la parola diventa altro, diventa teatro e calca il palcoscenico, è con noi Mario Pietramale Cosentino, lui lavora con il grande Gabriele Lavia. Intanto diciamo subito che sintonia c'è, che significa lavorare anche con un mostro sacro del teatro? Beh, è un impegno non da poco, nel senso che ci sono tante persone che lo hanno fatto, e alcune desiderano farlo tantissimo e darebbero un braccio per recitare vicino a lui, anche perché è un maestro, oltre ad essere un bravissimo attore è un bravo regista, conosce bene la grammatica di questo mestiere, di questa professione, di quest'arte, e la sa anche trasmettere molto bene, e quindi c'è una sorta di ansia da prestazione di default, cioè si parte con
un atteggiamento di tensione. Raccontiamo poi anche come tu, da giovane cosentino, la tua avventura è partita 6 anni fa, ha avuto sì la preparazione, ma anche nella vita ci vuole quel pizzico di fortuna, quel momento magico che ti proietta in un altro mondo e capisci che è la tua occasione. A te quando è capitato? Ma in realtà è stato buffo, perché mi sono trovato catapultato in questo mestiere quasi per caso, no? Io congedo per gioco qui proprio a Cosenza, che è la mia città natale, una recita al liceo. Io ho fatto il liceo Scorza, lo scientifico, e facemmo una recita di fine anno, e lì io per caso venni buttato in mezzo da una mia compagna, disse lui lo farà anche, ma veramente non so come. Insomma, lì su quel palco, in quell'occasione bizzarra, bislacca, tra l'altro fatta anche molto bene quella recita, fu trovata molto bene dalle mie insegnanti, scoprì che era il mio habitat naturale. E da lì ho rincorso in tutti i modi questa l'occasione di esserci veramente, di essere attore veramente, no? E poi non sapendo neanche cosa significasse davvero. E devo dire che il debutto c'è stato circa 15 anni fa con Anna Mazzamauro, un incontro curioso a Roma, la città dove abito ormai da tanti anni, e lei mi disse: oh, vuoi fare? Me vuoi fare a spalla? Io non sapevo neanche cosa fosse, no? E da lì debuttai con lei e capii che potevo farlo anche proprio come mestiere, come professione. Dopo tanti anni, vari giri e varie peripezie, mi sono trovato al cospetto di Gabriele Lavia, dopo aver fatto anche la scuola del Teatro Stabile di Genova, una scuola che ti dà grandi basi. Ho avuto il coraggio di fare dei provini anche importanti, e quando mi trovai davanti a Gabriele Lavia mi sentivo pronto, preparato, dignitosamente pronto ad affrontare una prova e una misura in qualche modo. E Gabriele disse: questo è un attore, e mi prese con sé. Significa la grande opportunità, il grande salto di qualità, e tu lì hai capito che la cultura ha bisogno anche di progetto, perché c'è un teatro che si evolve, diventa non solo compagnia come lo è stato un tempo, ma diventa anche scuola, è un work in progress, perché cambia il pubblico, restano i grandi classici da portare in scena, ma c'è una crescita e quella non va mai fermata, no? Certo, è un magma che si ripropone e si impasta, e tu fai parte di questo magma, perché tu lo voglia o no, nel momento in cui ci sei, sei là dentro. Quanto è difficile anche fare cultura? Fare cultura è difficile per due motivi: uno, perché bisogna essere in qualche modo sensibili e permeabili, e due, perché bisogna trovare un audience che disposta a farsi permeare e a permeare a sua volta, nel senso che diventa, fare cultura è soprattutto uno scambio di idee, di emozioni, oltre che di concetti, se no i concetti sarebbero freddi, certo, vuoti e poco interessanti. Bisognerebbe avere più investimenti, il tempo purtroppo stringe. Un'ultimissima domanda: quanto tu parli all'Avia di Cosenza e quanto interesse c'è nel portare anche il grande teatro a Cosenza? Ma tantissimo. E nella Calabria tantissimo, in genere, no? Pensa che quest'inverno abbiamo fatto una tournée molto bella, lunga anche, con un testo di Ibsen strepitoso, che è I pilastri della società, di cui Gabriele era regista e anche protagonista. E dovevamo venire proprio qui a Rendano, dove finalmente dopo 15 anni di professione avrei potuto calcare le assi di questo teatro meraviglioso che abbiamo, di cui tutti i miei colleghi, che hanno anche molta più esperienza di me, mi parlano come uno dei teatri più belli d'Italia. E tu, finalmente quest'anno ce la facciamo. Poi purtroppo per problemi vari, organizzativi, non siamo riusciti a venire a Cosenza, ma presto ci verremo. Gabriele era entusiasta, diceva: quel teatro me lo ricordo molto bene, quel centro storico meraviglioso, con la statua di Bernardino Telesio lì in cima, col castello. Insomma, è un posto meraviglioso dove prima o poi, spero, arriverò, lo so. Allora, ti aspettiamo, grazie per essere stato con noi, tra l'altro gli facciamo gli auguri perché è da poco diventato papà. Grazie. E insomma, teatro è parola, la cultura che diventa veramente motivo anche di lavoro, la cultura che produce lavoro. Pino Sassano, cominciamo con la solita incursione nel mondo del tuo lavoro, quindi della libreria. Come si sceglie un libro piuttosto che un altro da mettere in vetrina e quindi da trainare per il lettore, no? Guarda,
Le librerie hanno un veicolo, specialmente le librerie di catena, noi siamo Mondadori, quindi seguiamo una linea che è una linea diciamo di merchandising e quindi di esposizione del nostro prodotto, del libro, che è unitaria. Chiaramente chi fa da veicolo, da traino per tutti gli altri libri sono i libri più noti, quelli che sono maggiormente pubblicizzati. Poi ogni libraio all'interno della propria dimensione sceglie una strada che è una strada che può essere, diciamo, legata a quelli che sono i suoi interessi personali, per cui si sceglie il passaggio di un libro noto per tirare dietro quello che è il libro della propria passione. Con ad esempio gli autori locali come si fa a dare luce, insomma, se di luce vogliamo parlare, perché comunque restano nell'angolo rispetto ai grandi nomi, no? Sì, no, da questo punto di vista noi abbiamo una politica tutta nostra, noi siamo una libreria del territorio e tendiamo a valorizzare quelli che sono le penne, quelli che sono gli scrittori del territorio, ben sapendo che c'è una grande difficoltà per gli scrittori che sono decentrati rispetto ai gangli fondamentali dell'editoria, le proprie pubblicazioni. Beh, noi cerchiamo di dare il giusto risalto e utilizziamo i grandi nomi della letteratura per trainare anche quelli che per il momento sono piccoli, tra virgolette, nomi, ma potrebbero diventare grandi anche del nostro territorio. Certo, insomma, quello è il sogno di tanti scrittori, di chi si accinge poi a cimentarsi con la pagina bianca. Il libro che vogliamo presentare stasera si chiama Correva l'anno del nostro amore. A scriverlo una scrittrice molto brava, Caterina Bombicini. È una storia di un amore, la storia di un'amicizia, lo scoprirete leggendo queste pagine, Valerio e Olivia, la loro crescita che è anche il mutamento dell'Italia, delle vicende politiche dell'Italia, dei misteri dell'Italia. Che Italia esce da questo libro, Pino? Esce l'Italia disastrata che fino ad oggi abbiamo per 25-30 anni, forse qualcuno in più vissuto. Però non è un libro, ecco, questa è la mia opinione, prettamente politico, nel senso che è più interessata Caterina Bombicini a raccontare il fatto, raccontare la storia, che non dare della storia un giudizio. Beh, il giudizio lo fa sicuramente il lettore, esce fuori da come nella narrazione i fatti, gli accadimenti sono raccontati. Tra l'altro poi il titolo chiarisce alcuni degli elementi fondamentali della letteratura, ma comuni alla narrazione che spesso troviamo nei libri. Correva l'anno, quindi il tempo del nostro amore, l'amore è un sentimento comune. Beh, il racconto è un racconto comune, ma assolutamente comune solo perché riguarda tanti, condivisibile, non perché sia diciamo comune in altro senso. Troverete all'interno del libro il mistero della morte di Calvi, troverete all'interno di queste pagine la discesa in campo di Berlusconi, troverete ancora gli anni di Tangentopoli, troverete due mondi che si scontrano e si incontrano, quello dell'alta borghesia bolognese e quello delle borgate romane. Alla fine che sintesi è, Pino? La sintesi della vita, è no? Una sintesi della vita dove la grande storia si collega alla, tra virgolette, piccola storia di un amore, ma questo amore mette in evidenza, per esempio tu parlavi della borghesia, ecco, uno dei lati di grande difficoltà, le spaccature all'interno di questa borghesia, dove anche la stessa borghesia italiana è una classe divisa e che non rappresenta quella dimensione unitaria che in altre nazioni probabilmente c'è stata. E qui allinea uno dei problemi probabilmente che la nostra autrice mette in evidenza raccontando la sua storia. Correva l'anno del nostro amore, Caterina Bombicini. È autunno e i colli bolognesi sono scivolosi. Le curve della strada sono tenute segrete dalla nebbia. Il nonno è andato a giocare a tennis come tutti i giovedì, ma al circolo non è ancora arrivato. Il suo migliore amico, Mario, invitato per un doppio, partita importante di un piccolo torneo fra ex compagni di università con in palio una cena goliardica, lo aspetta per un po', poi si decide a chiamare. In ufficio gli rispondono che Gianni è uscito già da un'ora. Preoccupato, lo cerca a casa.
Il saggio che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione stasera ci racconta del sud, lo facciamo spesso, ma il nostro meridione va indagato, va conosciuto, perché altrimenti si hanno delle visioni diverse da quello che realmente siamo, da quello che realmente è stato, da quello che realmente vogliamo essere. In realtà l'interrogativo è: ma siamo davvero un paese unito o siamo più paesi? Le spinte secessioniste delle ultime settimane forse sono la spia di un malessere che al nord, in Veneto in particolare, si esprime attraverso questo tipo di ribellione, al sud con invece la voglia sempre di affermarsi nonostante lo stereotipo che ci definisce, insomma, terroni e mafiosi ancora oggi. Ad indagare il sud è questo libro di Vito Teti. Vito Teti è uno studioso dell'Università della Calabria. Il titolo è Maledetto Sud. Come ci vedono gli altri? Gli altri ci vedono, dice Teti, attraverso i racconti, soprattutto i racconti che lui riesce in tutta la Calabria a raccogliere. Dice che il sud è visto e noi meridionali siamo visti come sudici, oziosi, malavitosi, briganti, mafiosi. Queste così sono connotati gli abitanti del sud, ma è vero, cosa c'è di buono invece nelle nostre terre e come fare per andare oltre questa visione che è una visione parziale, una visione ingiusta, una visione che invece è forse frutto di una subcultura e invece, insomma, va promossa la cultura meridionale che è fatta di tanto altro, anche di imprese che all'estero hanno successo e che in Italia non riescono a sfondare. Quindi sentirsi appartenenti ad un luogo, recuperare l'orgoglio del meridione e del sud, e questo lo spirito del libro scritto da Vito Teti, Maledetto Sud. La sporcizia e il sudiciume, certo presenti al sud e a Napoli, diventano però un argomento retorico per segnalare un'alterità e per creare una distinzione che non trovava molte ragioni nella realtà. L'immagine dei sudici, già esistente, viene ripresa nelle distinzioni tra italiani del nord e italiani del sud e per ricondurre a fattori razziali la causa dell'arretratezza economica del meridione. La sporcizia e la categoria dei sudici assumono non più una connotazione sociale, ma etnica e razziale, e diventano l'emblema di un'inferiorità di tipo morale. Buonasera, ben ritrovati con le classifiche di Segnalibro, appuntamento con la classifica dei libri più venduti questa settimana che costruiamo grazie ai dati di vendita che ci fornisce gentilmente la libreria Mondadori di Cosenza, che ci ospita qui nei suoi locali al centro della città, piazza 11 settembre. È stata una settimana interlocutoria, comunque una settimana di buon successo di vendita per i libri grazie al periodo pasquale. Pensiamo che in molte uova di Pasqua magari si sia trovato un libro da leggere, la cosa ci fa particolarmente piacere. Andiamo a vedere subito la nostra classifica, che è aperta al numero 10 dall'attesissimo seguito di Shining di Stephen King, Doctor Sleep, edito dalla casa editrice Sperling e Kupfer. Al nono posto un'autrice spagnola ormai di casa qui in Italia, Clara Sanchez, Le cose che sai di me, edito da Garzanti. È stabile all'ottavo posto Francesco Guccini con il suo nuovo dizionario delle cose perdute, edito da Mondadori nella collana Le libellule. Al settimo posto il giornalista statunitense probabilmente più conosciuto qui in Italia, conosciuto e grande conoscitore delle cose italiane, che presenta nel suo nuovo libro Ammazziamo il gatto pardo, edito da Rizzoli.
al sesto posto, lo psicanalista probabilmente più famoso in Italia in questo momento, Massimo Recalcati, con il suo nuovo libro Non è più come prima, elogio del perdono nella vita amoroso, edito dalla casa editrice Raffaello Cortina. Passiamo alla parte alta della classifica, che è aperta al numero 5 da Super Notes, il libro confessione dell'agente Casper, dell'agente speciale Casper, che racconta la sua incredibile storia al giornalista Luigi Carletto, edito da Mondadori nella collana Strade Blu. Al quarto posto il medico condotto più famoso d'Italia, Andrea Vitali, il suo nuovo libro ambientato sempre sulle rive del lago di Como, premiata ditta Sorelle Ficcadenti, edito da Rizzoli. E arriviamo al podio, che è invariato rispetto alla scorsa settimana, e quindi al numero 3 Braccialetti Rossi, il libro da cui è stata tratta la fiction di grande successo in onda su Rai 1 dell'autore spagnolo Albert Espinosa. Al secondo posto il nuovo straordinario romanzo storico di Andrea Camilleri, Inseguendo un'ombra, edito dalla casa editrice siciliana Sellerio. E per la seconda settimana consecutiva si riconferma al primo posto della nostra classifica il libro dell'autore australiano di chiare origini tedesche Marcus Zusak, Storia di una ladra di libri, edito da Fressinelli, da cui è stato tratto il film In visione in questo periodo, un film di grande successo e che sta trainando il libro, che però di suo è già, vi assicuro, molto molto bello. Storia di una ladra di libri al primo posto della nostra classifica. Si chiama Il mondo di una volta, a scriverlo Emilio Oz, uno scrittore di Amantea. Si tratta soprattutto di racconti che sono delle perle, che narrano di un mondo verso il quale c'è una riscoperta, che è quello del mondo contadino, il mondo di una volta. Intanto, è un libro fatto soprattutto di ricordi o di ricerca, di riscoperta di questo mondo? Ma diciamo che principalmente sono dei ricordi, tant'è che la mia adolescenza, quando vivevo con i miei nonni, andavo in campagna e quindi volevo ricordare questo ambiente rurale degli anni 70, che ritengo che sta progressivamente scomparendo, con i suoi valori e con i suoi ambienti che sono quasi in abbandono e dovrebbero essere salvaguardati anche per le generazioni future. Questo libro è proprio un contributo affinché questo mondo non scompaia, e ci sono gli elementi fondamentali, i protagonisti dei racconti, più che gli uomini sono gli elementi della natura, il profumo dei frutti della terra, i fichi, il pane. Tu dedichi un racconto in particolare al pane e citi il colore anche di questo pane bianco, che non solo che ricordo c'è, che evocazione c'è, ma che significato c'è nel simbolo del pane e del colore bianco? Nei racconti ho voluto parlare di attività che si facevano in campagna, che erano delle vere e proprie feste. Anche là, il fatto di produrre il pane praticamente con il grano macinato magari in un mulino ad acqua e tutto quanto, era proprio una vera e propria festa. Quindi si preparava il forno, si preparava la farina, tutto quanto, e questo forno, proprio io ricordo, ero piccolo, quando questo forno diventava bianco come la farina, si praticamente si infornava e tutto quanto. Ma la cosa era anche questo fatto del pane, era un valore, nel senso che quando si faceva la pagnotta del pane, la prima cosa che i miei nonni facevano è dare il pane ai vicini, ai parenti. C'era questa forma di condivisione, di solidarietà, di volersi bene con tutti i vicini e con i parenti, che io vedo che anche questo valore della condivisione non lo vedo più nell'ambiente cittadino, ma anche nell'ambiente rurale, di quello che è rimasto dell'ambiente rurale. 20 storie che narrano, tra l'altro, anche delle stagioni. Ogni stagione ha
un suo ciclo, ogni stagione si aspetta, perché ogni stagione porta una ricchezza. Insomma, le stagioni sono importanti. Oggi nel nostro quotidiano hanno un po' perso di significato, sì. Invece nel mondo contadino hanno un valore inestimabile, perché significa il cambiamento proprio meteorologico, i frutti che cambiano, la terra che dà frutti diversi e quindi la ricchezza sostanzialmente della terra stessa, no? Sì, era un modo pretendere anche un'autosufficienza alimentare, voglio dire. Nel mese tarda primavera si incominciava la mietitura del grano, la trebbiatura, nel mese di settembre, ottobre incominciava la raccolta dell'uva, quindi il vino, nel mese invernale c'erano i maiali, c'erano tutta una serie, la raccolta dei capperi, la raccolta tutti dei prodotti naturali che erano ambientati nelle varie stagioni che si raccoglievano, ripeto, per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, insomma, quindi erano dei giorni tranquilli. Quello che voglio dire pure in questi primi racconti è che era peraltro un mondo anche più semplice, più tranquillo, non frenetico e tutto quanto, dove la gente secondo me viveva meglio di come viviamo in questi anni, insomma. Tu dici è un mondo scomparso, la mia provocazione è un mondo scomparso, un mondo che si è trasformato adeguandosi a quello che sono i ritmi anche del mercato? No, io credo proprio che sia, guarda, lo dico proprio a malincuore, proprio io credo sia un mondo che sia completamente scomparso. Io, guarda, avevo 10-11 anni quando andavamo a raccogliere l'acqua per bere, insomma, andavamo in una sorgente con l'asina Cardilla, che la chiamavo, questo ambiente, queste cose semplici che si facevano non ci sono più. Poi io infatti parlo nel libro, spero, da adolescente, speriamo che non fanno mai le acquedotti, che non fanno mai le strade, e invece dopo 30 anni hanno fatto le strade, però contemporaneamente non ci sono più le sorgenti che erano una cosa bellissima nelle campagne, sono spariti i sentieri di una volta, sono sparite le strade millenarie. Se pensate che lungo la costa tirrenica c'era una famosa Traianea, che era un'antica strada romana di 2000 anni fa. Ora questa strada romana, questa Traianea, è stata coperta, rimossa, le pietre, cioè non è rimasto niente della nostra storia. Se noi andiamo nelle campagne, vedi i mulini ad acqua che sono abbandonati, i frantoi, i palmenti, i casali, i torri, è un mondo che in pochi decenni, 30-40 anni, è come se fosse dissolto. Insomma, il progresso che ha travolto la storia, però questa storia si può recuperare, anche il senso di questo libro e l'incitamento di questo libro, che nel finale ha un glossario, ricorda quindi che questo mondo contadino aveva anche un suo linguaggio per esprimersi. Grazie ad Emilio Osso, ve lo ricordo, il libro si chiama Il mondo di una volta ed è un libro da leggere. Pensare di fare dei lavori perché si ritiene siano semplici ci espone a magre figure. Angelo e Fabrizio ritenevano che fare il pane in casa, nel forno a legna, era abbastanza facile. Quando gli adulti, dopo aver lavorato una buona mezza giornata per fare il pane, si sentivano stanchi, loro sorridevano e pensavano: dopotutto hanno solo impastato la farina, fatto le forme e poi le hanno infornate. Nulla di più falso. La dura realtà ha riportato con i piedi per terra entrambi. Un giorno hanno chiesto agli adulti di poter partecipare. Nuovo appuntamento con lo spazio che Segnalibro settimanalmente dedica agli autori calabresi, quindi classifica dei più venduti questa settimana, una classifica che, ricordiamolo, prevede 5 posizioni e che è aperta appunto al numero 5 da una nuova entrata che ci fa particolarmente piacere, perché è il libro scritto da un giornalista cosentino, Mario Campanella, insieme alla psicologa, psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che è un po' di casa qui a Cosenza. Ricordiamo che una delle sedi del movimento bambino da lei creata è qui a Cosenza, quindi una personalità molto vicina alla nostra città. Ma l'adolescenza, quello che i figli non dicono, edito da PM, al quinto posto della nostra classifica.
Al quarto posto una conferma per Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Acqua Santissima, edito dalla Mondadori nella collana Strade Blu, La Chiesa e l'Andrangheta, Storie di potere, silenzi e assoluzioni. Arriviamo al podio che si conferma rispetto alla scorsa settimana, Vito Teti al terzo posto con Maledetto Sud, il suo nuovo saggio edito da Einaudi. Al secondo posto, ormai una compagnia costante della nostra classifica da mesi, il professor Nuccio Ordine, L'utilità dell'inutile, edito da Bompiani. E per la terza settimana consecutiva, al primo posto della classifica degli autori calabresi più venduti questa settimana, il giornalista originario di San Giovanni in Fiore, Biagio Simonetta, N, La nuova criminalità invisibile 2.0, edito da Rizzoli nella sua collana Controtempo. Con questo è tutto, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi ricordiamo ancora una volta che la letteratura, la buona letteratura, se vogliamo, può rappresentare la nostra silenziosa vendetta. Alla prossima!